Sindaco Calabrese, questo incontro odierno, l'ennesimo possiamo dire, per parlare di sanità qui sul territorio, si è concluso in che modo? Si è concluso con un documento redatto, sottoscritto dai sindacati, dalla CGIL, dalla UIL, da 13 sindaci che rappresentano la grande maggioranza dei cittadini di questo territorio, sindaci che sono stanchi di chiacchiere anche di ennesime convocazioni che non portano a nulla, perché da 2 anni che siamo qui a gettare i pugni sul tavolo per cercare di far capire a tutti quanti che la sanità su questo territorio non funziona. E dopo che ci siamo incatenati 2 anni fa e dopo che abbiamo fatto una grande manifestazione del 17 ottobre, continuiamo a essere ignorati o presi in giro da chi governa oggi l'ASP di Reggio Calabria, dai vari commissari che sono succeduti e dagli attuali commissari che hanno redatto un piano aziendale privo di contenuti. Ci hanno presentato un foglio con delle caselle, non sappiamo cosa c'è all'interno di quelle caselle, non sappiamo quanto personale viene assegnato a ogni reparto, non sappiamo che attrezzature a ogni reparto. I cittadini vogliono sapere questo, vogliono sapere se vanno all'ospedale di Locri che servizi troveranno, che servizi verranno erogati in questo ospedale che dovrebbe essere un ospedale SPOC. Non è possibile continuare così, non è possibile continuare con azioni che vengono fatte sotto banco nell'interesse di soggetti singoli e non a favore della collettività. La nostra è una battaglia a favore di tutti, una battaglia a difesa di questo territorio, una battaglia a difesa della sanità per i cittadini della Locride. Senta, alla fine i cittadini, dopo tutte queste riunioni dei sindaci, anche delle forze sindacali, cosa debbono aspettarsi alla luce anche dell'incontro di oggi? Ma i cittadini devono aspettarsi che continua una battaglia importante, una battaglia, come dicevo, iniziata 2 anni fa, una battaglia con cui non vogliamo mollare. Noi non possiamo, questo territorio è stato scippato di tantissime cose, questo territorio è stato sedotto e abbandonato da scelte politiche e oggi la politica sta sbagliando a tutti i livelli nei confronti di questo territorio. Il motivo per il quale oggi abbiamo chiesto un incontro al Presidente Oliverio, perché per noi l'interlocutore è il Presidente della Regione Calabria. Il Presidente della Regione Calabria deve dirci quale sarà il futuro di questo ospedale, quale sarà il futuro della sanità su questo territorio, e questo è quello che noi pretendiamo dal Presidente Oliverio. L'ho detto prima in conferenza stampa, noi non siamo contro la conferenza ASPE dei sindaci, non siamo contro i commissari, non siamo contro il Presidente Oliverio, non siamo contro il Ministro, siamo a favore del territorio, bisogna restituire dignità a questo territorio. Oggi il territorio ha perso la dignità per determinate scelte. Se oggi l'ospedale sta chiudendo, che vi posso garantire che sta chiudendo, la colpa è esclusivamente della politica che ha sbagliato le scelte nei confronti di questo presidio ospedaliero e sta continuando a sbagliarle malgrado l'evidente disagio dimostrato democraticamente dai cittadini. E noi sindaci, che rappresentiamo i cittadini responsabilmente, porteremo avanti questa battaglia. Sì, non è la prima riunione che facciamo, la decisione a cui siamo pervenuti stamattina è di non partecipare all'incontro di sera di lunedì 23, mi pare, e abbiamo inviato una nota sia alla conferenza dei sindaci ma soprattutto al Presidente della Giunta regionale al quale abbiamo chiesto un incontro. Il problema di fondo non è soltanto la contestazione sull'atto aziendale dal punto di vista tecnico, il problema di fondo è che noi ci troviamo in provincia di Reggio in una situazione particolare, perché a suo tempo è stata portata avanti l'unificazione delle ASL che oggi sono unite sostanzialmente nell'ASP di Reggio Calabria. Questa unificazione è stata un'unificazione virtuale, perché i conti sono ancora a gamba all'aria, non sappiamo quant'è la massa debitoria dell'intero sistema, e è una massa debitoria che condiziona tutti gli atti aziendali, perché è inutile approvare un documento che già resta esso stesso virtuale perché non può essere attuato perché non ci sono le risorse finanziarie. Qua bisogna capire come gestire la massa debitoria ed è una decisione che è propedeutica a ogni atto aziendale. Ai cittadini cosa possiamo dire allora per farli stare tranquilli? Che ormai si cominciano ad affrontare i veri problemi della sanità nella Locride e nella provincia di Reggio Calabria, soprattutto adesso che si sta partendo con l'area metropolitana, non ha più senso navigare nello buio e non chiarire, non togliere tutti i veli che ci sono su problemi che si trascinano da anni e che non sono stati mai affrontati.